Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video analisi futuri campioni. Oggi andremo ad analizzare un altro calciatore del settore giovanile della Roma, ma prima di iniziare volevo ricordarvi di lasciare un piace al video, iscrivervi al canale se vi siete persi gli scorsi episodi di questa serie e vi ricordo che li potete trovare tutti nella playlist che appunto si chiama video analisi futuri campioni. Oggi, come avete letto dal titolo, parliamo di Luigi Cherubini. Luigi Cherubini è un classe 2004, nel momento in cui stiamo registrando il video, ha 19 anni. Come anticipato prima, gioca nella squadra di club della Roma. È nato in Italia, con cui ha anche giocato in nazionale, più precisamente l'ultima convocazione risale alla nazionale italiana Under 19. È alto 1,75 m e come piede principale utilizza il destro. È un giocatore che, come poi dopo andremo a vedere da tutti i suoi vari pregi, può ricoprire tanti ruoli visto le sue qualità, ma il suo ruolo principale è quello di ala sinistra, ma all'occorrenza può ricoprire tutti i ruoli dietro la prima punta, può infatti fare l'ala destra e anche il trequartista o seconda punta, quindi diciamo un giocatore di quelli fantasiosi che hanno nello proprio spirito quello di saper decidere le partite con alcune sue giocate, così ha fatto in tutte le categorie in cui appunto Luigi ha giocato. Le sue statistiche nella passata stagione sono quelle in Primavera 1, 28 partite totalizzate condite da 6 reti, 6 assist e 6 cartellini gialli, mentre in Coppa Italia Primavera ha totalizzato 4 partite senza segnare, mettendo a referto 2 assist e prendendo un cartellino giallo. Quindi comunque per essere un esterno d'attacco sono buoni numeri, non sicuramente uno dei migliori, ma comunque ha creato tante occasioni ed è un giocatore abbastanza importante per la propria squadra, considerando che comunque è un 2004 e quindi ha giocato anche con giocatori più grandi, e quindi sicuramente questo è un plus per lui. Nella sua carriera ha giocato in 2 squadre professioniste, ma lui nasce calcisticamente nella società dilettantistica del Guidonia, dove dopo andremo a fare delle domande a 2 personaggi importanti all'interno della società. Uno è l'addetto stampa, che dopo andremo a intervistare insieme anche al responsabile della scuola calcio, sia attuale ma responsabile anche nel periodo appunto in cui Luigi Cherubini ha militato nel Guidonia. Come detto, cresce e fa i suoi primi passi da calciatore dal Guidonia, dove poi viene osservato e passa alla Roma. Poi c'è stato un piccolo ma importante cambio di decisione, visto che ha deciso di passare dalla Roma alla Lazio, dove però poi dopo una sola stagione, dopo non essersi trovato bene nella squadra biancoceleste, decide di tornare nuovamente dall'altra sponda della capitale, cioè alla Roma. Ora vi lascio alle domande che abbiamo preparato per Danilo D'Amico, come detto prima, giornalista e addetto stampa del Guidonia, e Paolo Zucconelli, responsabile della scuola calcio. La prima domanda che abbiamo realizzato per loro è la seguente. Fin da piccolo Luigi spiccava per le sue qualità oppure era a livello degli altri suoi coetanei? Sono Paolo Zucconelli, responsabile della scuola calcio del Guidonia, e siamo qui per dare un supporto informativo per quanto è stato fatto da parte di Luigi Cherubini, che inizialmente nel 2012 iniziò a Guidonia, nella scuola calcio del Guidonia, quindi 2012-2013. Possiamo dire che era un bambino molto vivace, ma molto vivace rispetto agli altri, era esuberante, quindi lui era un bambino che non si fermava mai, stava continuamente su quella fascia destra, non sinistra come gioca attualmente, sulla fascia destra avanti e dietro, era instancabile. Un bambino diciamo normalissimo, fragile, perché però aveva la forza diciamo di affrontare gli allenamenti e le gare sempre al massimo della capacità che aveva. In quel periodo diciamo abbiamo avuto la fortuna di avere
Lui, ma c'era anche qualche altro ragazzo bravo che iniziava e abbiamo fatto dei bei tornei. Abbiamo fatto tornei a Fiuggi, della strada cacciando con la manifestazione della VGC, e proprio si vedeva il bambino che era già oltre gli altri, quindi era un gradino sopra gli altri. Pertanto, poi dopo il tempo ha dato i suoi frutti, quindi ben venga che proceda in quella maniera. Le caratteristiche, diciamo, del ragazzo, per quanto riguarda la parte, diciamo, atletica, non c'è confronto, perché non si fermava un secondo. Era un bambino che correva continuamente, saltava, giocava, giocherellava con tutti, amico con tutti quanti. Però si vedeva, quindi gli altri lo volevano tutti, anche i mister delle categorie superiori lo volevano portare con sé per far capire diciamo, l'aspetto tecnico e la qualità del ragazzo. Quindi diciamo che era un bambino già predisposto. Seconda domanda, qual è l'aspetto su cui può ancora migliorare per fare il definitivo salto di qualità? L'aspetto che deve migliorare, credo che il tempo gli darà ragione, perché ormai l'aspetto tecnico e tattico e atletico lo sta costruendo in questo momento con la Roma. E invece l'aspetto mentale, quello è un altro discorso che bisogna, con Gigino bisogna lavorarci un pochettino, credo, eh. Io mi ricordo che la mamma mi chiamò e mi disse: senti Paolo, perché lui era andato, tramite un amico era andato alla Roma, dice Paolo, lui vorrebbe andare, l'hanno chiamato quelli della Lazio, c'è stata quella parentesi in cui lui si è trasferito dalla Roma e è andato con la Lazio. Beh, non si è trovato bene, l'anno successivo è tornato un'altra volta alla Roma, quindi diciamo il consiglio che gli diedi io: stai buona, non andare oltre, lascialo decidere con il tempo. Quindi poi è rimasta la Roma e ben venga così, bene. Terza domanda, qual è la caratteristica migliore di Luigi dentro e fuori dal campo? Buonasera, sono Danilo D'Amico, mi sono sempre occupato della comunicazione dell'ACP Guidonia dal 2007 ad oggi. E ho visto Luigi Cherubini quando ha mosso i primi passi nella scuola calcio. Sicuramente una sua caratteristica è sempre stata l'umiltà, perché lui ha sempre giocato per il piacere di giocare, e anche quando già vedeva di essere più bravo degli avversari, non lo faceva pesare né agli avversari né ai compagni di squadra. E ancora oggi lui segue i suoi ex compagni di squadra, chiede che cosa stanno facendo, dà dei consigli quando richiesto, e quindi sicuramente l'umiltà è uno dei punti di forza di Cherubini, e su questo sono sicuro che riuscirà sempre a distinguersi. Quarta ed ultima domanda, quale pensi sia il giocatore più simile a lui nel nostro campionato e perché? Per restare sempre in casa giallorossa, un altro giocatore che vedo con le sue caratteristiche è Stefan El Shaarawy. Secondo me lui è un Shaarawy moderno, in grado di interpretare bene anche la fase difensiva, almeno sarà in grado di farlo in futuro. Diciamo, sotto l'aspetto della somiglianza con altri giocatori che abbiamo in circolazione oppure che già hanno fatto il loro percorso, possiamo dire che le qualità potrebbero essere assimilabili, non a Lazzari della Lazio, perché lui è sempre stato un che sulla fascia destra partiva dalla difesa e andava in avanti, quindi potrebbe essere lui, come a sinistra un Cabrini, una cosa, diciamo, ecco, un giocatore del genere. Sempre uno portato sia all'attacco che a difendere, quindi è un traghettatore tra la difesa e l'attacco. Quindi potrebbe essere Lazzari, però Lazzari è troppo dietro, gioca, capito? Che è quello che parte da dietro e va avanti. Ho capito. Potrebbe anche essere a sinistra, potrebbe essere Gabrini, oppure Chiera che su quella fascia correva, che lui è un difensore portato all'attacco, capito? Ho capito.
bene, Lazzari, diciamo, quindi. Sì, sotto quell'aspetto lì. Ora che abbiamo visto le risposte di Danilo D'Amico e di Paolo Zucconelli, andiamo a proseguire la nostra analisi. E proseguiamo con la somiglianza, come sempre abbiamo fatto in questa serie, soprattutto in questa stagione, abbiamo deciso di mettere a confronto un giocatore della primavera con un giocatore della prima squadra e senza neanche esserci consultati prima, sia noi sia Danilo D'Amico hanno deciso di mettere a confronto Luigi Cherubini con Stefan El Shaarawy. Confronto che nasce sia dallo stesso ruolo principale, perché entrambi giocano alle sinistre, ma sia dalla possibilità di entrambi i giocatori di poter ricoprire, grazie alle loro qualità tecniche, più ruoli dietro l'unica punta. E quindi sicuramente il paragone più simile con un giocatore della Roma, nonostante poi siano stati citati anche altri giocatori all'interno delle risposte, è sicuramente Stefan El Shaarawy. Il pregio principale che abbiamo trovato in lui è sicuramente quello dell'assistman, perché è un giocatore che si sacrifica tanto per la squadra anche in fase difensiva, nonostante è difficile trovare giocatori che abbiano questa indole proprio, che nasce proprio dai primi passi da calciatore, come abbiamo sentito prima, ma ha anche una buonissima capacità di mandare in porta i propri compagni. Questo poi è anche denotato dai numerosi assist messi a referto in questa stagione, che sono maggiori dei gol, e quindi conseguentemente questo aumenta ancora di più questo pregio, che adesso sarà accompagnato come sempre da una clip. Duello, palla che filtra per Cherubini, campo di spazio, può andare, punta marchisiano, attenzione a Cherubini, accelera, palla sul destro, allarga, ottimo inserimento da parte di Piselli, il vantaggio della Roma sulla grande giocata di Cherubini, e Piselli porta in vantaggio nuovamente la Roma sul buco difensivo del Napoli. Ora che avete visto il pregio accompagnato dalla clip, andiamo a parlare del difetto principale che abbiamo trovato in lui, che è quello del lavoro senza palla in fase offensiva. Cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso, quando la propria squadra ha il pallone, si trova nella zona della tre quarti in su, zona che appunto Luigi Cherubini ricopre, non riesce mai a fare quel movimento importante che lo può portare ancora di più verso la porta, movimenti senza palla, cioè anticipare la scelta del proprio compagno o aiutare il proprio compagno ad aumentare le scelte di passaggio. Questo è sicuramente un aspetto che si migliora sia conoscendo man mano sempre di più il gruppo, che è una cosa abbastanza difficile in primavera, perché tra convocazioni in prima squadra, tra giocatori che si inseriscono magari da categorie inferiori, è molto difficile per gli allenatori e conseguentemente per i giocatori schierare sempre lo stesso 11, ma sicuramente adesso che è stato anche più volte sconvocato da Mourinho sia per gli allenamenti sia per alcune gare, sicuramente riuscirà a trovare una quadra maggiore, e questo è un aspetto che si migliora poi soprattutto col salto nel professionismo. Detto questo, prima di concludere il video ci tengo nuovamente a ringraziare prima di tutto il Guidonia, che ci ha fornito i contatti di Danilo D'Amico e Paolo Zucconelli. Li ringraziamo ancora una volta. Noi ci rivediamo con un prossimo video sul canale. Ciao a tutti!